lontano puntino nel cielo celebra anche lui il più grande tra i poeti. Il piccolo asteroide, 7 km di diametro, vagava ignaro nei cieli dell'Arizona quando venne scoperto e battezzato come Dante, naturalmente Alighieri. 1981 CY fu il suo primo nome prima di incrociare il padre della lingua italiana. Venne avvistato agli inizi di febbraio del 1981 da Norman Thomas dell'osservatorio di Lowell, 40 anni fa. Anniversario tondo come quello dei 700 anni dalla morte di Dante, che ricorre proprio quest'anno e che ha riportato vita e opere del sommo poeta in primo piano. Ad accorgersi di queste e di altre coincidenze, l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project e coordinatore per l'Italia di Asteroid Day. Ecco, quest'anno è un anno cruciale, ecco, per celebrare l'imponenza. Io lo dico anche con un certo disagio in senso positivo, cioè accostarsi a un gigante, ecco, della cultura, dell'umanità, perché non è soltanto un aspetto, come dire, una celebrazione che riguarda, ecco, un titano della cultura italiano, ma Dante Alighieri, come dire, trasversalmente, come dire, è un gigante la cui statura svetta su, ecco, sulla cultura dell'uomo a tutto tondo. E tra l'altro, nel mio piccolo ho voluto ricordare a me stesso intanto che Dante Alighieri, nelle sue opere, in primis nel suo poema Sommo, la commedia, ha tratto spunto non poco all'astronomia del suo tempo, e quindi, ecco, un po' da questo, che peraltro non è di per sé un canale originale, però da questo, ecco, ho tratto un mio interesse personale modestissimo, perché, torno a dirlo, al cospetto della figura di Dante siamo veramente tutti microscopici. Ecco, ho voluto un po' avviare questo piccolo percorso che mi ha portato a qualche sorpresa, come sai. E tu hai trovato un asteroide battezzato proprio con il nome di Dante. Esattamente, ecco, ci tengo a specificare che l'asteroide in questione non l'ho scoperto io, ma è stato scoperto esattamente, direi, 40 anni fa, il 6 febbraio del 1981, dagli Stati Uniti d'America, da Norman Thomas, un astronomo dell'osservatorio Lowell in Arizona, che lo ha individuato appunto 4 decenni fa. Quindi è curioso come ci sia una circostanza, un anniversario, un rotondo anche in questo caso, dalla stazione di Anderson Mesa, la stazione, diciamo, montana, ecco, dell'osservatorio Lowell, e lo ha voluto dedicare lui ai suoi colleghi. Su questo sto ancora indagando, è, come dire, un lavoro, come dire, sta ancora procedendo. L'ha voluto dedicare al sommo poeta, e mi ha fatto particolarmente piacere che a dedicare un asteroide, quindi un pezzetto di quel cielo che evidentemente Dante amava, al poeta sia stato un americano. Ecco, forse uno si aspettava che la dedica venisse dall'Italia. Evidentemente ha bruciato tutti i suoi tempi, un asteroide scoperto nell'81, un asteroide noto da un pezzo. Quindi, ecco, c'è l'asteroide Dante che orbita intorno al Sole e placidamente a immortalare. Non serviva, ma lo fa comunque a suo modo, il nome di Dante in orbita attorno alla nostra stella. L'asteroide Dante lo possiamo vedere in questo periodo? Lo possiamo in qualche modo visualizzare da Terra? Allora, si tratta di un asteroide che ha un diametro stimato sui 7 km e che, proprio mentre parliamo, sta ormai concludendo, ecco, la sua stagione di visibilità. L'avremmo potuto osservare più comodamente prima, ecco, magari nel corso dell'autunno, agli inizi dell'inverno. Ora tramonta in fretta poco dopo il sole. Io sono riuscito, fortunatamente, perché era ormai per me inevitabile, a catturarne un'immagine con i miei telescopi, ma ormai, come dire, ne riparleremo nella seconda metà del 2021, appunto dell'anno corrente, anche se non sarà proprio in condizioni perfette di visibilità, ma noi ci proveremo magari anche a mostrarlo in diretta, appunto nella seconda metà dell'anno, quando poi si concretizza proprio ufficialmente la ricorrenza, ecco, della morte del sommo poeta a settembre. Se siete amanti delle curiosità, Masi ne ha un'altra per voi. Dante, nel canto primo del Purgatorio, cita la costellazione dei Pesci, che è proprio quella in cui il suo asteroide si trova in questi giorni. Dante attinge moltissimo alla conoscenza scientifica del suo tempo, all'astronomia, all'astrologia e a molto altro. Ecco, io lo ridico con grande rispetto e con grande umiltà. Io sono un astrofisico, però ho, come dire, con grande passione approfondito questi aspetti, come dire, della figura di Dante. Egli era, come vedete e come potete verificare, estremamente, aveva una conoscenza amplissima su
tutto e la scienza aveva ovviamente un ruolo centrale. Quindi ecco, in molti dei suoi versi ci sono legami espliciti oppure semplicemente simbolici al cielo stellato e tra l'altro nella commedia in più occasioni trapelano riferimenti alle costellazioni e addirittura i pesci, per esempio, sono una costellazione che Dante cita esplicitamente quando come dire, ne parla perché quelle deboli stelle venivano offuscate dal bagliore intenso di Venere. Ecco, quindi curiosamente proprio in queste notti l'asteroide Dante è solamente una circostanza fortuita, muovendosi nello spazio, attraversando tutta la cintura zodiacale, ma in questo momento si trova proprio tra le stelle della costellazione dei Pesci. Di curiosità ce n'è anche un'altra. Nella circolare in cui viene ufficializzato che il nome di quel piccolo puntino nel cielo sarebbe stato Dante, trovano posto anche due altri grandi italiani, Leonardo e Michelangelo, ciascuno con il suo asteroide. Lo scopritore di Dante 2999 è venuto a mancare lo scorso anno, altrimenti sarebbe stato suggestivo avere un suo commento. Masi nel frattempo si è messo a caccia della prima foto del corpo celeste, impegnando i colleghi oltreoceano in una caccia al tesoro negli archivi dell'osservatorio. Sarebbe, non lo so, mi rendo conto che tutto questo può suonare particolarmente interessante solamente all'orecchio di un astronomo insonne, però personalmente trovo intrigante, ecco, che si possa mirare, come dire, su una fotografia, la prima fotografia di quell'asteroide, ecco, l'immagine di quel corpo celeste che oggi celebra intorno al Sole, proprio ufficialmente un nome che è parte della cartografia ufficiale, non è un nome affettivo, diciamo così, è proprio un nome formale, celebra appunto il sommo poeta lungo la sua orbita attorno all'astro del sistema solare, attorno al Sole. Facciamo una piccola digressione sugli asteroidi. Come funziona il meccanismo di individuazione e poi battesimo dell'asteroide stesso? Da elettroniche varie, invece c'è molto di umano. Qui cosa succede? Intanto un asteroide bisogna scoprirlo. Per scoprirlo non c'è né un giorno né un'ora, occorre essere fortunati, puntare il telescopio in cielo e notare tra le stelle un corpo celeste che si muove. Ecco, questo è il tratto distintivo di un corpo celeste parte del sistema solare, il fatto che si muova tra le stelle. Non a caso i nostri antenati parlavano di stelle fisse, per certi versi errano, tutto si muove nell'universo, però su tempi scala giganteschi. Ciò che si muove a breve termine è necessariamente vicino e quindi in orbita intorno al Sole, per esempio. Una volta trovato un corpo celeste che si muove nelle nostre fotografie, non è detto che sia nuovo, anzi vi posso assicurare, per aver molte volte vissuto in prima persona questa esperienza, che nel 99,9% dei casi si tratta di un corpo celeste già noto. Se, verificando accuratamente, si trova che nessuno ha mai riportato quell'astro, c'è tutta una procedura da seguire, ovvero fornire ulteriori osservazioni e questo asteroide, se si è fortunati, viene infine incorporato negli archivi del Minor Planet Center, che è, come dire, il riferimento internazionale per questo, e chi l'ha scoperto riceve una designazione molto stringata, che al tempo per questo Dante fu 1981 CY, e a quel punto occorre solo aspettare. Aspettare cosa? Uno, che osservazioni successive non lo leghino a un corpo precedente, magari avvistato da altri, e che quindi come dire, finisce sul conto di quegli altri, e quindi ci si resta un po' male, succede anche questo, semplicemente era andato perduto e quindi si capisce che era quello ritrovato, e allora lo scopritore iniziale magari ne trae beneficio. Se invece questo non succede, si rimane scopritori, occorre un certo numero di anni affinché osservandolo si perfezioni la conoscenza dell'orbita. Quando questo si conclude entro certi parametri, all'asteroide viene dato un numero definitivo. Ecco, e questo è il momento cruciale, emozionante, in cui lo scopritore può proporre un nome, motivandolo, per questo asteroide. Ecco, questo è un po' in sintesi il meccanismo che può richiedere molti anni dalla scoperta alla numerazione, al battesimo, diciamo. È tutto, come dire, come vedete, molto tradizionale, mediato da scambi di mail tra lo scopritore e questa commissione, evidentemente. Il nome definitivo dell'asteroide Dante ha affiancato anche un numero che, se non sbaglio, è 2999, giusto? Esattamente, è stato questo pubblicato pochi anni dopo la scoperta e curiosamente nella stessa circolare, in una pagina diversa del Minor Planet Center, troviamo altri nomi
di importantissimi italiani come Leonardo e Michelangelo, quindi 2099, 2999, 3000 e 3001 sono tutti dedicati, come dire, un terzetto di giganti della cultura italiana e internazionale che, come dire, sono stati presentati con i loro nomi insieme proprio, ecco, ormai 40 anni fa più o meno.